La prima parte della settimana potrebbe vedere Toro alle prese con qualche fastidioso imprevisto. Avere Venere in transito nel proprio segno zodiacale rappresenta per i gemelli un elemento di forza in più per l'amore. L'oroscopo del 7 maggio indica che questa settimana per il Cancro potrebbero esserci ancora difficoltà e tensioni nel lavoro. Impegnarsi nel lavoro comporterà grandi vantaggi entro l'estate per i nati Leone, contro il desiderio dei nati Vergine di raggiungere sempre la perfezione e tenere tutto sotto controllo rischia di rendere agitate le relazioni con gli altri. Oroscopo del 7 maggio positivo per Bilancia, che nel lavoro può ottenere importanti rivincite. Il sostegno di una persona forte e fidata può rivelarsi decisivo per lo Scorpione. Dover contrastare critiche ed oppositori diventa pesante e stressante per il Sagittario. Nonostante le difficoltà, maggio rappresenta un mese di grande recupero e di rivincita per il Capricorno. Acquario ritrova energia ed è possibile risolvere questioni in sospeso. I sacrifici e l'impegno che Pesci sta investendo nel lavoro potrebbero però penalizzare la vita sentimentale. Gemelli, sono giornate di grande recupero, se solo pensi a ciò che hai dovuto sopportare negli ultimi 2 anni, non puoi che sentirti soddisfatto ed entusiasta di questo periodo. Questa tua voglia di metterti in gioco riguarderà anche l'amore. Basta poco per accendere il tuo entusiasmo e la tua fantasia. A prescindere dalla tua età, le belle emozioni ti fanno battere il cuore e provare sempre sentimenti intensi. Venere nel segno può rendere ancora più speciale l'amore nei prossimi giorni. Bilancia, per il momento non ci sono grandi conferme, ma voci di corridoio o indiscrezioni ti lasciano intuire che qualcosa nel lavoro sta cambiando. Sono in arrivo buone notizie, alcune novità ti aiuteranno a risolvere questioni bloccate da tempo. Finalmente potrai ritrovare maggiore sicurezza nelle tue capacità, e tornare ad essere protagonista della tua vita. Questa rivincita riguarderà anche l'amore, dove ultimamente hai riscoperto il piacere di lasciarti andare alle belle emozioni. Settimana positiva, ma attenzione alla Luna all'opposizione nel weekend. Scorpione, ti aspetta una settimana altalenante, ci sono questioni da sistemare che potrebbero agitarti soprattutto nell'ambito lavorativo. Chi si sente confuso e non sa cosa fare, non deve commettere l'errore di chiudersi in se stesso. Adesso vale la pena cercare di migliorare la propria condizione, provando a seguire anche il consiglio o l'intraprendenza di chi ha più esperienza e coraggio. Paolo Fox ricorda che sono favorite le collaborazioni con segni forti e dinamici come Ariete, Sagittario e Leone. Sagittario, l'oroscopo del 7 maggio indica che in questa prima parte della settimana sarà interessato dall'opposizione di Venere.
Andare d'accordo con gli altri non è facile ultimamente, soprattutto perché non sempre troverai l'appoggio ed il sostegno che invece ti aspetti. Anche se non è facile, dovrai cercare di mantenere la calma. Approfitta della luna in aspetto favorevole per le giornate di lunedì e martedì. Entro l'estate potrai realizzare qualcosa di importante e già da ora bisogna impegnarsi per poter ottenere migliori riscontri. Ariete, non è un periodo facile, a causa di tensioni e agitazioni determinati dal fatto che per il momento non ci sono grandi opportunità e certezze per il futuro. A penalizzarti è la stanchezza e l'assenza di risposte e proposte valide. Anche se l'entusiasmo non ti manca, e ti cimenti a capofitto nella realizzazione di nuovi progetti, nel lungo periodo non poter contare su determinate conferme rappresenta per te motivo di tensione e nervosismo. Non lasciare però che lo stress prenda il sopravvento. Capricorno, hai vissuto un periodo difficile a marzo, ma già da aprile hai potuto apprezzare qualche novità e miglioramento. A maggio però si torna ad essere protagonisti della scena, hai maggiore consapevolezza di te e guardi al futuro con grande sicurezza. Le esperienze, anche negative, rappresentano per te un'opportunità in più per crescere e migliorare. Ti senti più forte, e finalmente avrai l'opportunità di rivalerti. Attenzione alle giornate di venerdì e sabato quando la stanchezza potrebbe penalizzarti. Pesci, non è un periodo facile per i sentimenti, probabilmente perché sei molto preso dal lavoro e ti senti stanco e fai fatica a ristabilire l'intesa con il partner. Stai cercando di risolvere situazioni intricate, che però si sono create perché ti sei assunto molte responsabilità. Sono tanti anche i successi che puoi conseguire. Non perdere l'ottimismo, avrai l'opportunità per sentirti ripagato degli sforzi che stai facendo.